Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo su una nuova puntata di Fire Emblem Blazing Sword. Assieme ai miei soci Lori, Iggy, Maverick, Alex e Lori. L'ultima volta abbiamo cominciato il capitolo 27. Parlatemi sopra. Abbiamo cominciato il capitolo 27. Abbiamo preso alcune precauzioni per uccidere delle unità promosse il prima possibile, in modo da far spuntare fuori una determinata unità da reclutare. Dopodiché ci siamo ritrovati con delle viverne che ci stanno alle costole, letteralmente. Ce le abbiamo letteralmente dietro di noi. Ed è una brutta cosa. Già. Specie quando Bartre non le uccide. Cazzo, Bartre. Oh madonna, non doppia neanche. Sei inutile. E sei pure un guerriero. Questo è il bello. Non doppia neanche. Ma quelli lì sono danneggiati. Sì, ok, ma non li voglio così vicini al mio gruppo. Quelli neri sono quelli danneggiati o qualcos'altro? Quelli... No, quelli neri vuol dire... Quelli... Meno male che mi ha mancato sta viverna di merda. L'ho detto in fine video. L'ultima volta. Se Hit non critta, siamo al sicuro. Ma sto bastardo critta ogni volta che non deve. Meno male che, non, che ha schivato, perché sennò mi sarei incazzato tantissimo. Madonna, mi immagino il reset della vita che avrebbe fatto dopo il video che ha fatto. Poi si tirava i bestemmioni incredibili, questo te lo garantisco. Per me avrebbe chiuso la chiamata e detto: ragazzi, abbandono YouTube. Spero di non dover arrivare a tanto. Altre viverne. La neve le unità senza colore perché sono abbiamo utilizzato il turno, diciamo. Allora, non so dove infilarmi per mettermi al sicuro. Se io faccio qua, sto qua. Stupide viverne. Perché devo assolutamente provare a parlare loro la strada. Non devono arrivare a Mellinus. Ok, così funziona. Però devo far avanzare tutti. Comunque Bart ha troppo poca forza, secondo me. È venuto fuori male. Però dovevo farlo crescere per forza. Sì, però... volevo reclutare tutti. Io devo controllare, però veramente troppo poca forza, che normalmente un guerriero dovrebbe shottare. Così. Guarda Dart, già lui shotta tutti di suo e sembra anche un semplice pirata. Lui è un guerriero, non shotta nessuno, è un po' deludente una cosa. Sì. Quanti arcieri ho addosso? 8 Celucius, se sai che non puoi avere paura. Ok, uno solo. E gli altri non mi arrivano ancora addosso. Probabilmente Priscilla è sicuro se la tengo tipo qua. Allenamento su Hit, perché ne ha bisogno. E non poco. Immagino adesso un crit avversario in cui shotta Hit e bestemmi di Shadow Yoshi. 18. Quanta difesa hai, Fiora? 12. Mi conviene. Sto pensando se mi conviene venire qua e ammazzare sto ladro. Potresti, però ci avessi tutti su di te. E c'ho ancora tutto. L'eroe arriva. Allora, se io raccolgo. No, non posso. Ho troppe viverne addosso. Devo tipo. No, non ho capito. Cos'è che mi hai detto? Se l'eroe arriva? Sì, se ti metti lì. No, l'eroe se mi raggiunge lì. Arriva. No, se vado qua non mi raggiunge. Allora non c'è problema, penso. La questione è non far entrare questi bastardi qua dentro. Se mi aprono la porta va bene, ma non voglio farli entrare. Devo fare lancia di ferro perché sennò schivo male. E sperare che non muoiano tutti. Comunque non puoi curare un pochino Fiora prima? Sto rallentando un pochino. No, perché Priscilla ha già curato Hit
e non posso danzare perché non ho nessuno che raccoglie Ninian dopo la danza, non posso permettermelo, quindi devo semplicemente dare a culo, sperare che regga un turno. Esatto, ha buone chance, ma non lo so, troppi DPS. Io avrei arretrato hit e aver curato Fiora per andare lì, e poi nel prossimo turno avrei curato hit. Ho sbagliato. Ho fatto la roba come veniva. Avrei pensato Dart a uccidere la viverna e via, anche se hit ha bisogno di livelli. Ma vabbè, un nemico. Beh, forse riesco a distrarre alcuni da Fiora, ma non penso, perché Fiora è troppo ferita. Beh, idealmente posso usare Dart per rigare, quindi non è quello il problema. Pigliati questa per un momento. Ok. Devo portare via Nini. Che differente c'è con la spada lunga e la spada normale? La spada lunga è efficace contro le unità a cavallo. Sì. Come lo spadino. Lo spadino è efficace sia con unità a cavallo, sia con unità che hanno armatura. Per quella lunga è solo unità a cavallo. Ok, devo sperare che tra 5 persone a Fiora ne schivi almeno tipo 3. E se no siamo nella merda. Una domanda, ma è più forte lo spadino o la spada lunga in termini di forza in generale? Sicuramente lo spadino. Oh, uno è andato. Anzi, in teoria sono talmente veloci questi tizi che se Fiora viene circondata ci sono meno chance che venga colpita. Due. Per qualche ragione doppio i mercenari e non i Mirmidoni. Perché? Oddio. Hanno tutti spade d'acciaio e non ha senso. Beh, io non mi lamento. Da quando Fire Emblem ha senso? Ah, questo viene doppiato, per esempio. Immagino che sia le statistiche casuali tipiche di Hector Hardmode. Fire Emblem. È Fire Emblem. Strano però. Scrivete tutte, eh? Sta schivando tutto, meno male. Ah, dico che è vero, però dopo non posso sentire più niente. Va bene, sono... Raga... mia mamma di... è quasi... intoccabile. Sì, beh, sono fatti così i Pegasi, quindi... Ok, idealmente... Sì, perché ti non ho mai sopportato, essere sincero, perché sincero dire che a me mi facevano veramente la carta. Stai tirando laggate, Maverick. I peggio lag della Madonna. E questo fa su Priscilla che neanche mi può colpire. Oddio, Priscilla che potenza. Oh mio Dio. Ehi ragazzi, questa poca difesa, attacchiamola. Città, sì, proprio. Bar 3 livelli decenti, per favore. Forza. Ma cosa mi aspettavo da lui? Tanti piedi. Ha tanta vita. Forza. E basta. È una formica. Questo, raga, questa ha tanta vita, è forte. Diamogli contro. Ok, devo ammazzare quel ladro. Oh, che è un altro ladro. Ma Ninian, in cosa eccelle di statistiche? Più che altro velocità, fortuna e resistenza, direi. Perché è più che altro disegnata per fare il dodge tank. Anche se tecnicamente non dovresti proprio fare il dodge tank con lei. Questa è una chiave scasso che voglio male. Quel ladro deve morire, ma se ci vado contro sono in range di Kenneth, sicuro come l'inferno. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 appunto. Devo vedere se un giavellotto è sufficiente. No, immaginavo. In questo caso devo prendere Priscilla e usare un lenimento su Fiora. E deve pigliarci un colpo come minimo da Kenneth. Possibilmente da altra gente.
Dipende da quanto mi avvicino al gruppo di arcieri che è di qua. Tecnicamente nessuno. È già evoluta oppure non è evoluta? Ah sì sì, è già promossa. Ah ok, mi ricordo. Ecco, mi credo che sia già evoluta o meno, perché avevo visto io a livello 10. L'ho usata spesso, diciamo. Guarda, non l'ho notato, guarda. Allora, questo è pericolo a tutti. Vivo a malapena, ma questo bastardo mi raggiunge, perciò che mi conviene fare? Ho anche attaccato dal punto sbagliato con Fiora. Dovevo attaccare da sotto, ma ho sbagliato. Vabbè. Oh madonna, hit! Crita di meno. Crita quando serve. Ha solo il 7%. Crita quando serve, non quando non serve. E fa livelli di merda. E livelli di merda. Bam. Vai Lin. Lin, contiamo su di te. Qualcuno dovrà poter farlo. Sì, Lin è per lavoro sporco. Archi d'acciaio. Sì, Shotana Lucius. Ok, in questo caso che mi conviene fare? Lucius ha poca difesa. Pochissima. Guarda, con pochissimi colpi è già in fin di vita. Posso pizzicare un po' di gente, quello sì. Beh, dato che non ci sono fortezze sulla mappa, in teoria neanche scappano. In teoria. Oh, qualcosa, velocità, miracoli. Oddio. Dio, finalmente. Mamma mia, miracolo. No, questo lo doppio, non posso farlo. Uso un unguento. Ah, è già equipaggiato l'anello guida, Lucius. Sì, ce l'aveva già. Devo far avanzare Hector, dato che sembra che le viverne lo stiano ignorando. Tanto vale. Oh, sono appena fuori con Lin. Che culo. Danziamo. Mi serve Lin davanti. Voglio darle in pasto tutti questi arcieri qua. Poi devo preparare le gold al furto di una chiave scasso. Quindi lo portiamo fin qua. Raven può andare dove gli pare, ma mi serve. No, è curato. Mi serve un aiuto con l'arciere che è appena spawnato lì. D'arte a posto. Devo solo. No, ok. Ascia di ferro già a posto. Bella schivata. Mamma mia. Ma schiva di tutto, mamma mia. Schiva le cose utili. Le cose inutili. Beh, questa lo schiva. Shit, non lo schiva. E te invece non schiva niente. Ok, allora. Sì, va. Quattro viverne attorno. Spasso. Questa si suicida. Sembra un buon momento per andare di turbo. Ok, bene. Non mi avrebbe ucciso neanche se mi avessero colpito entrambi, perfetto. Allora. Raven cancella sto tizio dalla mappa. Non fai mai safe state qui? Li faccio quando è il caso di farli. Diciamo. Tu prima con it? Sì, diciamo. Troppo forte, madonna. Il neck è uscito davvero bene, però. Sì, è venuta benissimo. A me non mi ha quasi mai deluso. Difesa, ok. Me la prendo, difesa. Beh, ha anche aumentato la vita, che per Lin comunque è abbastanza buona aumentare la vita. Sì, sì, infatti. E lei non è proprio concentrata a aumentare la vita, ma bensì
altre statistiche tipo forza, velocità. No, forza, forza non tanto. Velocità e fortuna. E alla fine della storia è un mirmidone su steroidi. No, perché alla fine lei in pratica è un mirmidone. È un mirmidone, sì. Quindi in pratica la forza non ho idea di fastidio, eh. Tipo se aumenta anche la forza è anche meglio. Tipo se è veramente meglio secondo me. In pratica c'ha forza, velocità e fortuna. Già. Le cose principali per un mirmidone. Quindi proprio il top. Questo è un nuovo momento a negare perché comunque gli steroidi in culo in pratica, quindi va pure bene. Già. Ok, per adesso Priscilla. Cura hit. Che bello avere gli elementi. Comodissimi. Quanti capitoli ci sono ancora su Blazing Sword? 30? Allora, vediamo. Questo è il 27, poi c'è 28, 28X, 29, 30, 31, 31X, 32 e il finale. Credo 7-8. Dori, perché? Io non ci ho abbandonato. Io non metto di Lucius, col cazzo. Allora. Che è uscito? Lori. Io ci ho abbandonato. Rip Rory. Rest in peace. Lori, resta sempre nei nostri cuori. Dopo la rima sempre la posta. Già. C'è un po' di. Usiamo un po' di ascia d'acciaio. Beh, sto facendo fare esperienza a Bart. Io non mi ero neanche accorto che era uscito Lori. Poi perché è stato scritto Lori ha abbandonato la chiamata. Rip. Poco da fare. Voglio usare qualcuno per tankare le purificazioni. Beta. Ah no, Fiore è curata, ok. Credo che manderò Priscilla ad ammazzare sto eroe. Non puoi utilizzare Dart per andare a tankare i cosi? I colpi di Kenneth? Per le purificazioni? Preferirei di no. Ho comunque una bella difesa Dart, quindi... No. Ah, 7 non è scusata. Alta, mi dispiace. Così per sapere a che turno sei? 9. Dovrebbe uscire alla fine di sto turno. Dovrebbe. Poi vediamo ne esce. Un po' di gente. Bart uccide un po' di viverne. Come previsto, Bart tizio attacca. Passa il tempo. Bart passa il tempo. Come previsto, Priscilla contro eroe. Priscilla critta. Non è umana. Scusate, ho avuto problemi di connessione. Ah, tranquillo. Mi sei tanto mancato, tantissimo. E ti amavamo, ci ha abbandonato così. E che a volte la mia connessione va a scatto. Eccolo. Madonna, i brividi. Ok, in teoria posso reclutarla con Lin. Sì, con Lin e con Hector. Karel, madonna che mostro. Non ricordo. Come? What? Spadaccina? What? È un maschio, è fottamente un maschio. Santa Madonna. È un lesbicone? O allora c'è un errore di traduzione? Perché dai? Maledetto imbecille di un Karel. Ok, allora. Discutiamo Karel. È un maschio femmina, non ho capito questa cosa. Oh, fidati che è maschio. Ok. Allora. Karel. Ha buone statistiche per un mastro spada. Quindi, se il vostro guy fa schifo, potete usare Karel se volete. Porta una bella spada che è simile a una lama letale, ma è molto più leggera,
ha un briciolo in più di critico e mi sembra sia leggermente più debole. Devo comparare un attimo. Sì, allora, la precisione è la stessa. È meno pesante, crita di più ed è leggermente più debole. E soprattutto è una spada che Lin può usare. Quindi il maggior contributo che può dare Karel a questa armata è passare la sua spada a Lin. E profit. Allora. No, ruba esperienza con Karel. Ma sei scemo, no? Deve affrontare avversari. Ma sei... Ma col cacchio. Io rubo chiaviscasso, intanto. Che sono soldi. Forza difesa, bravo, le gold, vai, vai. Mamma mia, le gold, che talento. Il top. Hai mai utilizzato Karel in modo serio? Io? Mai. Mai? Ah, Karel è forte, francamente. Eh sì, è forte. I ladri sono di alto livello. Io c'ho dei bei livelli. Io francamente c'ho dei bei livelli. Ha un po'. Cioè, soffre in difesa e resistenza. Io fa schifo in difesa. Non ha difesa. È vero. Però, madonna. Beh, oddio, ha buone basi. Ok, adesso io butto Priscilla qua dentro. Perché se la butto qua dentro, posso trovare una posizione dalla quale posso curare Lucius. O possibilmente. Anzi, ancora meglio. Devo uccidere questi arcieri. Non possono attaccare nessuno e quindi devono andare per forza su Priscilla. Per il resto ho detto che mandavo Lin qua dentro con gli archi. L'altra unità che potevo ottenere qual era? Giusto, l'altra unità che si poteva ottenere si otteneva se si ammazzava una singola unità promossa o zero entro il turno 9, nel qual caso avremmo ottenuto un eroe, cioè questa classe qui, di nome Arken, che avrebbe cominciato, invece che come unità verde, sarebbe iniziata come unità rossa, sarebbe stata spuntata da qui, mi sembra, e statisticamente e dal punto di vista dell'inventario è meglio perché ti procura una spada forte, cioè quelle là, quelle spade là che attaccano. Sì, sì, che invece la doppiano sempre. Sì. Ehi, mamma, ho una spada forte! Wow! Che bello! Questi sono tutti archi lunghi e questo è lo schifo. Devo scarrozzare un po' di gente, mi sa. Ok. Hector deve avanzare. Bartre qui ha finito. Non so dove mandarlo. Anche in punto di statistiche Arken è meglio di Karel? Sì, anche di statistiche è leggermente meglio per via del fatto che... Non critare, ok. Per via del fatto che in generale gli eroi hanno basi più consistenti ed equilibrate rispetto ai maestri spada. Quindi tecnicamente... Beh, gli eroi sono più, diciamo, dei tank, se non metterla così. Ma non tanto. Sono più bilanciati. Sì, sono... Bilanciati è il termine migliore. Mentre i maestri spada eccellono in qualcosa di diverso, invece. I maestri spada sono dodge tank. Questo te lo posso garantire. Schivano di tutto. Mi ricordo ancora il mio Joshua, che schivava il mondo. Ok, intanto Kenneth gli facciamo spaccare la purificazione, con calma. Gli arcieri vanno a sussigiarsi su Priscilla, quindi questo possiamo passarci oltre. Livello. Sì, magia! No, magia, velocità di difesa, brava, vai! Madonna, vai. Ma che cazzo è questa Priscilla? Questa Priscilla è un dio! Quasi mai mi vengono Priscille così buone. Critico! Guarda, 9! 9! Ma che cosa? L'unico schifo è che questo gioco non ti permette di avere più di un rango S, quindi non potrà mai usare il tomo potente natura. È terribile, una tragedia. Mi sono aggarrato, però vabbè. Oh. Stiamo laggando? Non vorrei mai. Ok, Will rimuove il tizio.
Devo dire che in generale, hit a parte, il livello è... il capitolo è andato molto bene. Comunque. Sono io che faccio supporto morale. Certo. Allora, devo prendere le gold e portarlo dentro il più possibile, perché deve aprire un po' di forzieri. Dove ho messo Priscilla? Giusto. Devo curare. Beh, non è super necessario. Non adesso. Dove ho messo Priscilla? Le mie vecchie. Anche prima ero quasi nel panico, perché mi sono detto dove cacchio l'ho messa, perché devo curare Fiora. Poi mi sono detto aspetta, Fiora può tenere ancora un colpo. Quindi qua Momento. Sì, ero in un leggero panico. Va tutto bene ora. Va tutto bene. Tutto bene, Shadow. Non posso raccogliere le gold, veramente? Oh madonna, le gold è più grosso di Raven. Non me l'aspettavo. Io? Quando mai? Non me l'aspettavo. La logica di Fire Emblem. Au, m'ha preso, ok. Oh, ma cosa schivare, che cazzo è? Oh, sopravvive. Adesso un po' di gente in teoria può suicidarsi su Lin. Col 50% deve pure schivartelo lì, eh. Potrebbe, ma ha schivato. Beh dai, ha schivato la sua buona dose di cose, dai, Fiora. Non hai torto, proprio quella una schivatina potrebbe pure farla. Fiora ha schivato quando serviva. Concediamoglielo. Certo, senso, eh? Eh? Beh, se schiverebbe anche lì, non è che sarebbe. Che sarebbe uno sbaglio, anzi. Beh, immagino. Ok, allora. Adesso devo vedere. Non so se Lin uccide sto tizio con un arco corto. So di no, eh. In tal caso devo cambiare con la manicotti. Per un pochettino. Sperando che critto. Voglio vedere il critico di Lin. Ti prego. No! Cazzo! Il critico del Lord Spada è fantastico. Sì, veramente. Per questo volevo vederlo tantissimo, ma... Beh, è una delle specie più belle dopo quelle del mercenario. D'accordissimo. Anzi no, del mercenario e eroe, perché non è quasi la stessa. Già. Ma l'eroe è più epico. Mamma mia. Più epico? Lanciava lo scudo, poi faceva la specie... No, bellissimo, mamma mia. Ok. Cura di Priscilla. Tac. Era una, se non una delle più belle. Però non ha cambiata. Sono arrivato. Troppo irrealista far stare di lo scudo di così. Non ha cambiato, hanno fatto una cagata. In che gioco? Bah, era. Aspetta, era sia in Fate che in Awakening. Un'altra curiosità. Sì. Ma farei sempre se faremo delle sfide, perché so che ci sono. Delle sfide tipo? Adesso non usare armi potenziate. Tipo, ho visto una che usava solo i personaggi femminili e basta. Beh, sì, ci sono diverse restrizioni possibili. La questione è... Non voglio portare una roba del genere sul canale, perché si tratterebbe in ogni caso di roba che ho già fatto, ammesso che prendo i titoli che ho usato fino adesso. Perché non... Più che altro perché se potessi tipo... giocare una cosa qualsiasi al di fuori dei titoli SNES e GBA di Fire Emblem lo farei, però non posso perché il mio computer fa schifo e allora non posso permettermelo, perché se potessi prenderei uno dei titoli più un attimo più recenti, ci metterei una qualche restrizione e giocherei con quella, però gioca Shadow Dragon, basta. Ma sei scemo? No. Allora, ci sono anche ci sono delle icon di Fire Emblem. Sì, ho visto. Per quello sì, lo so. A proposito di hack, The Last Promise è morto. Sì, lo so. C'è quello che era in carica per aggiornarlo e farne la modalità difficile. Ha detto che si è fermato il progetto. Sì, si è stufato. Ho sentito dire, sì. Si è fermato al capitolo 20. E dire che la seconda metà di quello che è uscito fino adesso, di quella hard mod, non l'ho mai vista. Non so perché ho spostato Fiora.
Perché hai spostato Raven lì? Lui? Perché volevo spaccare la purificazione. Beh, ho spostato Fiora senza una ragione valida. Comunque sarebbe bello se ci fosse un Fire Emblem tipo Pokémon Showdown multiplayer. Ah sì, sarebbe figo. Bello. Sarebbe figo tipo io contro Shadow Yoshi. E qui siamo proprio noi a scegliere le unità in pratica. Ah. Allora. Multiplayer. Mm-hmm, esatto, multiplayer. Cos'è? Dopo ci sarà qualcosa come far farvarsi di DBS perfetti alle nature. Sì, ma do che ba. Cioè, lo sì, schifo che praticamente. Senza contare che mi, se non sbaglio, da. Non mi ricordo se è da Awakening in avanti o è solo Fates. C'è una cosa simile alle nature, giusto? What? Quando crei il tuo personaggio, Corrin slash Robin. Sì, c'è. Sì, c'è dal New Mystery of the Emblem. Quando crei il tuo personaggio puoi decidere se dagli. Cioè quale statistica è più. Cresce di più e quale cresce di meno. Ah sì, tipo io sempre messo picca infortuna, che è la statistica diciamo più inutile per me. No, la fortuna per me è essenziale. Nel senso il punto è avere un personaggio con tutto cappato e zero di fortuna e i nemici ti fanno critico ogni volta. No, io ho messo meno infortuna, ma comunque avevo fortuna comunque abbastanza elevata. Fatto sta che comunque crittavo sempre io, non avevo manco il tempo di iniziare il coso che già crittavo. Quindi Cioè allora, la fine ormai vedo. Cosa? Mi ricordo che su Awakening mi sono fatto un mago nero della Madonna. Mossoso. Ok, allora voglio ottenere Dart nei paraggi perché sta per salire al 20 e voglio promuoverlo. Prossimo capitolo. Questi due hanno finito. Però, cioè, voglio vedere se ho chiavi, tipo. Ho chiavi. La chiave porta, tipo. No? Che palle. Se mi immagino fare nel multiplayer ci sarà tutto una. Scusate per le nature, lì vi come succede a Pokémon. Per me finirebbe lo stesso destino. Allora. Oh. Sono ancora degli altri, ho parlato presto. Farò ammazzare un po' di gente a hit. Attirare un po' di arcieri. In teoria un paio si ammazzano su Priscilla. Perché l'ho posizionata in un determinato modo. E qua, ok. Voi morite con Colin. Come? Se non fanno lì e se evitano gli attacchi. Beh, non li evitano. Priscilla è troppo potente. CP! Arco forte per Lin. Sì. Zippa. Bello. Ok, allora. Oh, che male. Ai ai ai. Inoltre mi aspettavo che morisse, non è morto. Vabbè, esperienza per altri. Sì. È un'unità evoluta per altri. Comunque ti ha colpito col 20%, bisogna calcolare questo. Sì, è vero. Oh, posso darlo a Raven. Sembra una buona idea. Sei di livello? Sì, sicuramente. Massimo? Livello massimo? No, non massimo. Però quasi. Ah, sei tu di livello? Ah oh, no, basta non so di livello. Sì, è tipo al 18, quasi. Oh, Dart, sali di livello, devi vederti evoluto. E avere questo onore. Ok. Che best livello. Fortuna. Tu non hai fortuna, Raven, smettila. Ok, vediamo un po' di cose da aprire. Anello guida. Vai, anello guida extra. Buono. Ah, Priscilla deve andarsene. Ma non devo curare nessuno. Sì, ma io mi sono sempre chiesto, i curatori non possono autocurarsi? Guarda, ci sono certe hack, a dire il vero, dei titoli GBA che fanno in modo che se tu hai delle staffe equipaggiate succedono determinate cose, tipo la cura degli status, ti rigeneri qualche HP,
È tipo come quello che succede in Radiant Dawn. Sì, però tipo sei un quartore e curi gli altri, non curi te stesso. Mi pare che tu ti sacrifichi per gli altri. Come in Gaiden e Echoes. Ah. Se ti sacrifichi letteralmente per gli altri. Sì. Dando la tua vita. Ti levi un PS o due PS. Tipo come il mago, ti do due PS e fanno un cazzo di attacco. Ah. Sacrifichi una parte della tua umanità e della tua vita per ferire gli altri, in pratica. Ah. Questa cosa non l'ho mai capita io. Ok, allora, quanto posso avvicinarmi a quel tizio? È probabile che devo raccogliere Dart appena ho ucciso uno degli arcieri. Sì, sicuro. Ok, in questo caso questo qua. Se riuscire a fare nel culo un po' il mazzo a tutti. Dart, dai, sali di livello. E lo massimo. Già. Velocità, Zen. Evoluzione. Oh, velocità, buono. Grande. Il punto è che non ho voglia di portare Merlinus fin là. Non ho voglia. Dart Super Digievolve. Dartemon. Oh madonna. Ok, raccogliamolo. Incredibile, vedremo l'evoluzione di Dart in diretta. Che onore. No, dire di no. Oh. Mi dispiace. What's a first? Mi disiscrivo. No. Ah. Metto non mi piace. Ma critico. Ti segnalo il canale. Oh, scritto no, bello, come vedi. Ti permetti? Non segnalarmi il canale. Titolo di clickbait. Il clickbait. Ok, Hector probabilmente può spingersi fin qua. Easy. È il tizio lì il problema. No, se metto già Velotto l'eroe mi doppia sicuro. Probabilmente mi doppia sicuro lo stesso. Infatti. Beh, credo che hai dato bene con quei hit. È figo. Ok, atterriamolo qua. Le gold, apre questa. Pietra blu, soldi. Yeah, soldi. Vabbè, big money. E ricordiamoci che i soldi non ci fanno mai schifo, specie in Fire Emblem. Ben detto. Vero, vero. Mi ricordo quando in Fire Emblem sei povero, non puoi andare avanti. Ok, allora. Non doppia. Non crittarmi, volevo dire. Oddio. Unato? Non è unato, attenzione. No, beh, visto Raver, che... adesso vedi critico da quello con l'arco lungo. Guarda, sai qual è la merda? Che ce lo vedrei, perché Raven ha una fortuna bassa. C'è la fortuna bassa. Per fortuna il critico dell'arciere è comunque più basso della fortuna. Con qualche ragione. Immagini, uno c'ha la fortuna al 20, uno col 99% di critico, non te lo fa. Teoricamente questi sono tutti non morti, perché hanno fortuna 0. Sono tutti dei depressivi. Cos'è? Allora, no, Hector può stare qua. C'è qualcuno in Italia che tratta il Akron di Fire Emblem? Emblem. Che tratta cosa, scusa? Akron di Fire Emblem. Non lo so, onestamente. Ma che fa o che fa? Tratta proprio da gioco e ci fa il video. Che le tratta non saprei. Shadow con Fire Emblem Midori. Ci sono io, ma... Cioè, a parte me, boh. In Italia nessuno, mi sa. Ah, Midori, aspetta, Macron. Eh sì. Ah. Tutto verde. È tutto verde. finalmente forza. Oh, mi do la forza PS. Buono Raven. Sono stato bene. Gli do anche Kenneth, probabilmente. Così sarà ancora a livello e poi fai le evoluzioni. Esatto. Minchia. Raven Digievolve. Digievolve. In qualcuno che può usare una scure finalmente. Talismano, ok. Raven Scuremon. Scuremon, oh madonna. Ma che disagio. Digivolve, mamma mia. A chi ho dato la spada d'argento che c'aveva Raven prima? A Karel?
No, era la gold, mi sa. Già. Ok, allora non rimane che fare in modo che Hit prenda esperienza. Buona fortuna. Beh, non ci dovrebbe valere molto. Siamo sempre. Allora, danziamo per le gold. Le gold ritorna a dare la spada d'argento a Raven. Ok, questo è quello che ricevo. Se avvicino Priscilla, probabilmente. No, aspetta, non ha giusto, non ci sono supporti. Sono entrambi via i suoi supporti. Dio, faccio zero. Ok, in questo caso forse mi conviene fare lama letale. E sperare di non venire crittata. Non azzarda neanche a un safe state. In realtà l'ho fatto. Allora. L'ho fatto il safe state. Purtroppo. Purtroppo la maggior parte del tempo l'immagine va a scatti, quindi non vedo alcuni frame. È vero. Adesso vedo per esempio un Raven bloccato lì. Lasciamo in due allora. L'ho bloccato lì, che sto tanto che è sbloccato. Allora, io devo capire una cosa, allora. Io a me non mi chiamano mai, non mi chiamano mai e mai. Ora che sto facendo un evento, 50.000 persone che mi chiamano. Sì, ma non rovinate la vita, no? Che robe. Zibidei. Che robe. Ok, cerchiamo di far avvicinare Merlinus. Merlinus e Dart, dai, almeno quello. Ah, grande. Ok, ti metto mi piace al prossimo video. Bravo. Ci vorrà un po' per ucciderlo sto eroe. Tanto per dire, una mi doppia. Tanto lo uccidi, tanto lo uccidi. Poi ti critta. No, non può crittarmi. A zero. Io eroi che crittano sono un po'. Rari. No, io la mia relazione tra eroi che crittano e me sono relazioni brutte. Perché stavo facendo capitolo 8 di Fire Emblem 3 e ho Abel con 24 PV. Ancora? No. Poteva aumentare, potevo curarlo e andare a 25 PV, vabbè. Mancava solo, ho ucciso tutti i nemici, manca solo sto cazzo di eroe. Che critta. ho messo anche Minerva, allora, dato che l'eroe doppiava Minerva, attaccava solo lei. Allora dico, dai Abel. Dai, puoi ammazzarlo, ti basta un colpo. E l'eroe faceva 8 ad Abel, ma io non lo potevo vedere subito perché dovevo ancora fare i calcoli. Allora lo attacco, l'eroe schiva e mi fa un critico. Pazzesco. Yeah, mi tocca riniziare tutto il capitolo. Immagino Iggy che lui è calmo e tutto e detto. Porco Dinci, vai cazzo! Avevo fatto un save. Porco Dinci. Avevo fatto un save state tipo 5 turni prima perché ho dovuto fermare la registrazione perché non mi ha registrato un pezzo a caso. Allora RIP, ho detto no basta, faccio save state adesso così non perdo niente. Ok, non rimane che ammazzare l'eroe. Immagina la mamma di Iggy che entra e dice che succede? Niente mamma, niente! No, ma in realtà ho riso molto dopo questa scena. Perché mi sono detto, ma no dai, se mi critta proprio. La fine del mondo, è il top visto. Se mi critta. E ha crittato. Vabbè. Ok, promuoviamolo. Mo dice evolve, che emozione. Benvenuto nella squadra Dart. Evolve! Per Lori che non lo sa, i berserker guadagnano critico bonus. I berserker sono OP. Guadagnano, mi sembra, 15 di critico. Quindi adesso critico base 20. I berserker hanno due animazioni diverse in questo gioco. Già, è vero. Perché c'è un berserker unico, diciamo, e quello generico che è Dart. Ok, volevo passare. Beh, uno sappiamo già chi è. Sì, beh, ci intendiamo, dai. Ok, volevo dire Tronk. Ok. Ok. Spoilerone, Iggy spoilerone.
Lo chiamo Tronk, ok? Come ti pare? Tu sei uno stronzo. Io lo chiamo Kai. Spoilerone. Dai, eroe. Ti iscrivo al tuo canale. Senti, da quale... Cioè, io ti dico ok, ma una volta anziché Xdef in Final Fantasy V dicevo Xedit. Exedit. Exedit. Sì. Così lo chiamavi. Non lo so che cacchio di lettere leggevo per arrivare a quella pronuncia, ma è più bella questa. Non mi ricordo se ho l'oggetto per promuovere Raven, devo scoprirlo. Cosa? Adesso criti, stronzo. Scepta, io lo chiamavo aspetta, scelti pirite. Una roba del genere. Scelti pilite. Sì. Rive, figlio evolve. Rive, Raven con lo scudo. Mon. Raven con lo scudo. Mon. E posare Ashe. Ma qua resistenza proprio. Sì, beh. Ashemo. Ok, abbiamo fatto tutto. In che forza? Chi è uscita? Viva! Che Raven! Ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito. Dio santo, tra il video. Tra quel video di Hector. Nerga sta facendo impazzire tutti. Anche i sacerdoti, i preti. No! Anche Digimon! La mia fede! Soprattutto io. I giocatori. Vaida sembrava assolutamente. Il potere magico. Oh my god. Cos'è? Sì, lo mollano là sotto il trono. Ah no, aspetta, lo prendono dal cadavere. Dal cadavere lo prendo. Prendiamolo e scappiamo, basta, via. Che sono dei ladri. I tombaroli. Mi sta tratto, cazzo corri. Siamo i tombaroli. Solo che il tizio non era ancora in una tomba. Aspettiamo, fortuna. Oh, mia. Teoria adesso dovrebbe giacere sul trono morente. Basta. Io dovrebbe essere il trono morente. Ok. Sonia, sei ancora lì? Vai via. Non sei rilevante ancora per un capitolo. A questa posizione con Jafar e Nina mi fa un po' ridere, però quella posizione lì. Dai. Dai. Già gli scippano, smettila. Nina, la seconda mi dietro queste cose. Oddio. Immaginazioni perverse mi facciano mia. I'll do my best. È diventata una meme su Heroes. Nino che fa? Farò del mio meglio. I'll do my best. Farò del mio meglio. Ma è troppa amica, non quella nemica. Ed ecco qui. Una volta ucciso il principe, uccide anche Nina. Cosa? Gli omicidi. Oh, ma sei una troia però, eh. Uccide pure tutto. Ah, sicuramente. È presente quella che te spacci per tua figlia e ammazza. Perché sì. Poverone. comunque, come titolo del video devi mettere allerta spoiler. Spazzatura. No, niente, spazzatura. Non fece aver trovato almeno un modo per usarla. A troia. Il prossimo capitolo è bastardissimo. Mi renderà felice. Mi renderà felice. È un cancro mezzo. È sadico. Ehi, Jafar, hai qualcosa da dire? Puntini, puntini, puntini. Tutti i dialoghi di Jafar riassunti in una frase, puntini puntini. Top, 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 cosa top, mi dici top. Nuovo? Puntini puntini puntini. Interessante. Basta, puntini, puntini puntini puntini. Ehi, ciao Swin, ciao. Cazzo sorridi? Che lo chiede? Oswin sorrideva. E my brother. E tra l'altro Hector, mettendo tutti quanti gli spoiler, morirà nel... Devi proprio dirlo.
Nel che? Dove sta Roy? Non mi ricordo come si chiama. Binding Blade. Esattamente. Spoiler. Tutti quanti stanno spoilerando. Ma ho fatto una tragedia perché sto spoilerando un pochino io. Eh beh, un po' più che spoilerare. Ho tirato spoiler ovunque che... io. Tu hai spoilerato che... Hai spoilerato un po' di cose pure tu, lo sicuro. anche Maverick ha spoilerato cose, non conoscendo niente. Maverick ha spoilerato che lui è Maverick. Non dirò a nessuno. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora. Spoiler, c'è Ike in Super Smash. Ah, ok. Quello non so se è uno spoiler. Non so se è uno spoiler. Ok. Questa era la fine del capitolo 27. Nel prossimo capitolo la difficoltà scala in maniera incredibile e c'è a prescindere una chance che debba resettare e non importa quello che faccio in proposito. È tanto bastardo il prossimo capitolo. Astardo. Bastardo. Cistardo. Distardo e stardo. No, basta. Okay. Digestivo. Basta. Ok. Dastard. Per ora è tutto. Questo era Fire Emblem Blazing Sword. Dio santo, sto video è durato tantissimo. 51 minuti. Puh. E io sono Shadow Yoshi. Se il video è piaciuto, se volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. Detto questo, però abbiamo concluso. Perciò, ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella. Ciao, buonanotte.